Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Stanno cambiando le preferenze alimentari delle famiglie. Infatti si pone più attenzione verso una corretta alimentazione. Una diminuzione del 4,8% sul consumo della carne, mentre aumenta del 3,1% la quota destinata a frutta e verdura e del 9,5% verso i prodotti ittici. Secondo lei, a cosa sono dovuti questi cambiamenti, questa maggiore attenzione verso ciò che mangiamo? Magari per la dieta, cioè da stare più magri, non lo so. Quindi il desiderio di essere in forma? In forma, sì. Ma probabilmente, non so, magari per moda, credo, potrebbe anche essere, dal momento che comunque prima si usava molto di più fare grigliate, mangiare magari di più il secondo, o mangiare primo, secondo e dolce. Adesso si tende magari di più, un attimo, vedo un aumento per moda anche di vegetariani o di vegani spesso, cioè secondo me spesso è anche moda, e se magari stanno cambiando proprio anche sempre per moda, per abitudine, non si tende a non mangiare più primo, secondo, contorno e quant'altro, ma magari a fare una volta mangiare o solo il primo, l'antipasto o quant'altro, magari così anche si risparmia un pochino, magari incide anche quello, ecco. Non saprei, ma io mangio, non carne, non è che ne mangio, mangio solo una volta a settimana la carne. Come mai? Sento in televisione che non fa tanto bene la carne rossa, io mangio solo la roba di pollo. No. Anche lei, come la maggior parte delle famiglie, sta cambiando la sua alimentazione oppure no? Sì, mangiamo meno grassi, mangiamo cose più magre, frutta, verdura, cialde di riso. Sono cambiati anche i luoghi dove acquista oppure quelli sono rimasti gli stessi? No, gli stessi. Dove può trovare comunque gli alimenti che acquista e vuole acquistare oggi. Sì. No, io sono un carnivoro nato da sempre, quindi mangio solo quello, è buono, cioè solo quello. Mangio anche un po' di pasta, però mi piace mangiare la carne e continuo a mangiarla. Ecco. Sì, per pubblicità la televisione, poi non è che mi piace tanto la carne rossa, poi preferisco il pollo, il tacchino, roba per stare un po' in salute. Cioè. Allo stesso tempo le chiedo, ha cambiato anche i luoghi dove acquista i prodotti oppure quelli sono rimasti gli stessi? No, sempre gli stessi.